Allora, buonasera a tutti. Mi pare che l'appello lanciato per essere in tanti mi sembra ben raccolto, quindi è un pomeriggio caldo, nonostante il professor Daverio dica che insomma il clima è un po' rigido. In effetti a Casole c'è un po' di venticello, noi non ce lo facciamo mancare mai, no? Sta brezzolina. No, devo dire, insomma, devo ringraziare prima di tutto Paolo, perché ora mi scuserà il professore, ma il Paolo, perché ci ha dato questa occasione straordinaria di stare insieme. Quindi veramente vorrei un grande applauso per Paolo. Poi veramente vorrei ringraziare il professor Filippo Daverio per essere qui con noi. Insomma, io l'ho invitato a ritornare il più possibile, perché penso che ci possono essere molti spunti e molte cose che non solo con Casole, ma anche con la provincia di Siena, con il comune di Siena. Ringrazio anche l'assessore alla cultura del comune di Siena che è qui con noi, e penso che tanti progetti possano essere sviluppati insieme. Sarò, a differenza di tante altre volte, abbastanza veloce, perché poi dopo di me parleranno Patrizia Laporta e soprattutto parlerà Vittoria Panichi, che interverrà sul libro che accompagna la scultura, perché diciamo il testo e il marmo, il testo scritto e il marmo sono molto compenetrati tra di loro. E quindi ho chiesto a Vittoria se aveva il piacere di fare questo passaggio. Lei ha presentato per il comune, per poco, molti scrittori, molti libri nel corso degli ultimi anni, e mi sembrava opportuno che anche una persona giovane come lei, insomma, si proponesse rispetto a un evento così importante per noi. E, è merito degli studi di Giovanni Previtali la ricostruzione del percorso artistico di Marco Romano, grande protagonista della scultura gotica, che fu attivo tra la fine del 200, parto da lontano come vedete, tra la fine del 200 e l'inizio del 300 a Siena, Cremona, Casole e Venezia. Con una magistrale lezione di filologia artistica e rompendo consolidati pregiudizi artistici legati alla considerazione del contesto fisico nel quale si trovano le sculture in questione, Previtali riuscì a dimostrare come questo maestro sia il responsabile del celeberrimo monumento a Messer Porrina, presente nella collegiata del nostro paese, di tre gigantesche statue poste sulla facciata del Duomo di Cremona, Madonna col Bambino, Sant'Imerio e Sant'Uomo Bono, della figura giacente di San Simeone nella chiesa di San Simeone Grande a Venezia, sulla quale, ecco perché parto da qui, resta l'iscrizione con il nome di Marco e la data 1319, cioè 700 anni esatti fa. Stiamo parlando di qualcosa che oggi noi vogliamo ricordare con forza, questo anniversario, questi 700 anni che ci portano fra poco tutti noi a vedere nella piazza principale di Casole, nella piazza del comune, nel luogo civico, emblematico, storico, comunità, un'opera straordinaria, bellissima, che è frutto di un lavoro molto importante di Paolo. Dopo Marco Romano, anche per dare qualche informazione anche al nostro ospite, nasce a Casole nel 1552 il grande pittore Alessandro Casolani, una delle più importanti madrigaliste del Cinquecento, Maddalena Casulana, e altre grandi personalità della storia della musica italiana, e come il musicista Leonardo Morelli, il maestro del notissimo teorico e composizione Francesco Bianciardi, nato anch'egli a Casole. Quando avete voglia, dopo aver visto questa cosa straordinaria, io inviterei a entrare nel Palazzo del Comune, perché nel Palazzo del Comune abbiamo realizzato il Museo della Città. Il Museo della Città è una rappresentazione importante di quello che è la storia di Casole. Troverete una prima sezione dedicata proprio a questo centro storico, al suo sviluppo, dall'antichità fino al 1700, e poi nella saletta sotto abbiamo fatto una sala di lettura, perché noi vogliamo ancora affermare, è proprio un legame anche come ha fatto Paolo con lo scritto, cioè lì ci sono quasi
50 volumi pubblicati su Casole negli ultimi 25 anni. Cioè siamo riusciti a produrre 50 libri che parlano di Casole. E credo che sia culturalmente, nel momento in cui tutti oggi usano strumenti molto veloci, un luogo di riflessione che, dove le persone possano andare lì, sedersi e leggere questi libri. E poi se vogliono possono andare al museo, all'ufficio turistico a comprarseli. Noi siamo sicuri che nessuno li porterà via, che poi i libri sono pesi non solo da un punto di vista fisico, anche da un punto di vista culturale e mentale. Ecco, credo che noi dobbiamo veramente essere orgogliosi di questo lavoro che abbiamo fatto, che ci ha consentito in questi ultimi 25 anni di riscoprire e valorizzare l'enorme patrimonio culturale e artistico lasciato a noi dal lavoro e dall'intelligenza di coloro che hanno vissuto a Casole nei millenni e che sembrava irrimediabilmente perduto. Possiamo affermare con assoluta certezza che, tenendo conto della nostra realtà e delle nostre risorse, ben pochi hanno fatto quanto noi, e avere l'orgoglio di dire che è stato un lavoro che ha coinvolto tante persone di Casole e di tante altre realtà, che hanno capito il nostro bisogno di non perdere le tracce della nostra storia e della nostra cultura. 700 anni dopo l'iscrizione di Marco Romano a Venezia, Casole vive una grande giornata grazie a Paolo. Io non so quale sarà il futuro di Paolo, non so quale sarà la sua avventura, come sarà la sua vita. So che è stata una vita intensa fino ai primi suoi 50 anni, non è più un ragazzo, no? 50 anni, Paolo è del 69. E però devo dire che lui ha una presenza molto forte a Casole. Lui, la famiglia, ma insomma stasera parliamo solo di Paolo. Paolo è una presenza molto forte perché è una persona conosciuta, amata, apprezzata. Penso non c'è nessuno che non voglia bene a Paolo. Però lui è un grande artista che per vivere, deve fare anche altro e lo fa non solo con grande dignità, ma anche con grande capacità, sempre disponibile per tutti. Io veramente auguro a lui, ma auguro a Casole, che fra 700 anni qualcuno ragioni di lui come noi ora stiamo ragionando di Marco Romano. So che non è facile, ma so che non è impossibile. Cioè noi dobbiamo avere l'intelligenza di capire che le persone che hanno una grande capacità come lui, non c'è dubbio, debbano anche incontrare la fortuna, quel momento, diciamo, in cui la tua capacità, la tua personalità, la tua intelligenza coincide e incontra la fortuna, perché non a tutti capita. Chissà se la fortuna stasera non è impersonificata dal professor D'Averio. Chi lo sa? Chi lo sa? Nessuno può dirlo, no? Nessuno può saperlo. Io credo che lui se la meriti, forse come tantissime altre persone che io non conosco, so perché questo mondo è fatto apparentemente intorno a noi di negatività, però voi non avete ora la fortuna come me di guardarvi, di vedervi tutti, no? Io vi vedo tutti da questa posizione, ora qualcuno va dietro meno, ma però vi vedo tutti e io vedo grande positività in questa piazza. E allora non ci facciamo sommergere sempre da questa comunicazione terribilmente negativa, distruttiva, da tutto quello che intorno a noi sembra distruggere tutto quello che di buono ogni volta che ci alziamo noi proviamo a fare nei piccoli o grandi gesti della nostra quotidianità. Noi siamo gente nata per essere positiva, questa comunità è positiva e dobbiamo tirare le fila e aiutare i nostri migliori figli. Ecco, io considero Paolo uno dei nostri migliori figli, non l'unico, no? Perché quando ricordavo i nostri famosi, anche musicisti, cioè, ricordiamoci che Casole anche oggi, nella modernità, ha prodotto figli bellissimi come Patrizia Cioffi, come Andrea Secchi, cioè, che hanno fatto onore a Casole, che hanno cantato o suonato nei più grandi teatri del mondo, d'Europa, di qualsiasi parte. Cioè, voglio dire che noi si può produrre ancora se rimane questo senso di comunità che in modo veramente geloso custodisce valori che ci vengano dal profondo del nostro essere cittadini di Casole. Vi invito veramente a prendere questo libro e andare a comprarlo nello studio di Paolo alla fine di questa presentazione.
Prima di tutto perché è un testo molto bello, molto profondo, ma lì lui nella prefazione ci spiega come da bambino, crescendo, ci ha avuto chi gli ha dato, non solo nel DNA, ma nella vita quotidiana, gli strumenti per diventare un uomo. Ecco, Paolo è un uomo bello, un bel uomo. Buonasera a tutti, grazie perché così mi aggancio subito alla presentazione di questo libro. Allora, io mi chiamo Vittoria Panichi e sono il direttore organizzativo del Casole Film Festival e sì, ogni tanto ho presentato dei libri qui a Casole. Io qualche giorno fa ho chiamato Paolo chiedendogli come voleva che io presentassi questo libro e lui mi ha detto: sei libera, quindi grazie. Allora io vorrei semplicemente condividere con voi alcune sensazioni che io ho provato leggendo questo libro, che devo dire mi ha commosso per diversi motivi, soprattutto perché qui c'è veramente Paolo, c'è la sua anima. In particolare a lui all'inizio racconta di quando, credo in adolescenza, quando aveva già capito che aveva questa esigenza artistica della scultura, si reca in una scuola qui a Casole da Nigel Constam e in realtà ci rimane solo 4 giorni, perché in questi 4 giorni Nigel gli chiede di fare 4 opere e lui il giorno stesso le conclude. Il primo giorno conclude la prima, la seconda e terza. Alla fine Nigel gli dice: guarda, tu qui non ci fai niente, vai via perché hai ricevuto un dono da Dio. Ecco, io ho messo un po' in relazione questo episodio della vita di Paolo con quello che lui ha fatto con quest'opera. Cioè lui è riuscito a vedere in quel blocco di marmo la sua anima, quest'opera. E questo è quello che mette in relazione gli artisti, no? Non è tanto un vedere oltre, ma è vedere con mezzi diversi. Non è vedere con gli occhi, ma è vedere con l'anima. E questa cosa mi ha molto colpito. Poi c'è un'altra cosa, c'è una parola che in questo libro viene ripetuta più volte, è la parola fragilità. E, in genere noi, no, si vuole sempre nascondere la fragilità, è vista sempre come qualcosa di negativo, perché si ha sempre la paura che gli altri la usino contro di noi o che possa essere sintomo, no, di debolezza. E allora io ho pensato, pensa quanto invece un artista è un privilegiato, perché può usarla questa fragilità e addirittura può mostrarla agli altri come forza. Paolo in questo marmo ha visto la sua potenzialità e altri invece ci avevano visto della breccia. Ecco, ho pensato come sarebbe bello se ognuno di noi potessimo in qualche modo regalarci dei momenti di fragilità. Ma semplicemente perché essere fragili è essere umani. Bene, detto questo, io non voglio dire altro, vi lascio il piacere della lettura e vi consiglio di andare a comprare il libro che si trova nello studio di Paolo in via San Niccolò. Allora, c'ho piacere di vedervi tutti qui. Non è facile per me parlare perché non sono abituato. E, per sdrammatizzare questa cosa, vi racconto una vicenda che è successa in queste settimane. La leggo perché non me la ricordo, anche se è mia. Allora, una mia amica di Siena, Manuela Armini, bravissima orafa di Siena, mi invitò all'inaugurazione della sua nuova bottega. Decisi di andare. Quando arrivai davanti alla porta vidi che c'era molta gente e quando mi misi, e questo mi mise un po' in imbarazzo, mi feci coraggio ed entrai. Appena Manuela mi salutò e mi abbracciò, mi presentò agli invitati dicendo che era uno scultore. Ci fu un attimo di silenzio e Manuela continuò dicendo: il 23 marzo ci sarebbe stato l'evento del dubbio con Filippo D'Averio. Vedevo che le persone erano parecchio attente. Quando a un certo punto della presentazione disse queste parole: il dubbio è una scultura alta 3 metri, lui è bravissimo, pensate, ha impiegato 10 anni per scolpirla e
E in quel silenzio una ragazza in fondo al gruppo ad alta voce disse: sarà anche bravo, ma è un po' lento. In effetti, molte persone incontrandomi spesso non mi dicono: vabbè, 10 anni, ma di avanza tempo. Ma non è così. Quando nasce un bambino è uno dei momenti più belli che si possa vivere, ma ci sono anche 9 mesi prima. In quei 9 mesi la madre interagisce già con il piccolo, sono in simbiosi, convivendo sensazioni, esperienze, amore, tenerezza, tristezza e gioie. I momenti di avanzatempo per me erano proprio quelli. Ero in simbiosi con il dubbio. Avevo l'obiettivo di portarla al termine, un obiettivo durato 10 anni. Spesso dico una cosa, che una vita senza rischiare, senza obiettivi, non ha alcun senso. E questo si riferisce anche a quello che dicevi te, del paesaggio. La corrente, l'acqua, la tecnologia stessa, il progresso che abbiamo fatto da quando esiste l'uomo è perché alcuni hanno rischiato, sperimentando, sbagliando, mettendosi continuamente in gioco e dandosi sempre un obiettivo. Un obiettivo. Perché un obiettivo? Perché un obiettivo ti dà la possibilità di conoscerti, conoscere se stessi. 10 lunghi anni, tanta passione, tanto lavoro, tanta fatica, tanto amore e alla fine è nato il dubbio. Eccolo, scopritelo.